Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels at the Revolt. Siamo qui ora, nell'ultimo combattimento finale, vedremo un po'. Le truppe aeree e terrestri dei rinnegati avanzano verso la guglia del consolato, ma le difese non sembrano cedere. Chandra e Gideon elaborano un piano disperato. Si lanceranno nel cielo per superare le forze del consolato e atterrare direttamente nella guglia. In questo modo potranno eliminare il ponte planare una volta per tutte. Battaglia al ponte 2. Devi fermare Tezzeret prima che abbia mana sufficiente per attivare il ponte planare. Gideon e Chandra ti daranno una mano. Potrai anche disporre dell'incredibile potere del cuore di Kiran. Che non scusi. Buona fortuna. Quindi è una lotta contro il tempo alla fin fine. Lui al ponte. Quanto gli chiede? Allora. Montagna, cavo di pietra, infiltrato audace. Modifica d'assedio, spirale fulminante. Proviamo, secondo me va malissimo, però. Allora, cosa abbiamo qua? Cuore di Kiran è un artefatto leggendario veicolo, manovrare 3. Puoi rimuovere un segnalino fedeltà da un planeswalker che controlla invece di pagare il costo di manovrare del cuore di Kiran. Ah. E qua abbiamo. Vabbè, niente, verranno in aiuto durante la battaglia. Ah, e lui quanto il ponte planare? 8 di mana. Ok. E già uno ne ha. Ma ha dato 40 di vita. Allora. Questo non è un artefatto però. Ah sì, è una creatura artefatto. Ottimo, allora farei che giocare questo. Ah, ma questo è manovrare 3, allora scusa, posso. Ma ormai ho saltato la fase di attacco. Quello non avrebbe avuto Summoning Sickness. Ah, però poteva essere bloccato effettivamente. Però è 4-4. Stupido che sono. Rete di totteri. Ok. Ma cosa fa la rete di totteri? Oddio! Se ha un artefatto gioca un tottero. Brutta storia. Ok, sì, metterei questa su questo. E attaccherei con entrambi. Ok, sette danni sono andati. Tre danni, ok. Ottimo, questo non poteva essere bloccato, questo qua si bloccava perché gli ci moriva l'affare che gli genera totteri a muzzo. Infatti un tottero. Guarda là. Se no altro non può fermare questo. Però. Ah, arriva chi? Gideon o Chandra? Gideon, ciao Gideon. Allora, le creature controllate da questo giocatore attaccano Gideon. Giura se possono farlo. Distrugge una creatura tappata bersaglio. Fino alla fine del turno, Gideon Giura diventa una creatura soldato umano 6-6, che è ancora un planeswalker. Io userei questa. Giochiamo una pianura. Spirale fulminante. 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio.
Ma la faccio dopo, voglio vedere prima come va la fase di attacco. Ci attacchiamo con entrambi. Ma questo Summoning Sickness. Cribbio! Ma vaffanbrodo! Come facciamo senza il cuore di Kira adesso? No, quella me la tengo per dopo. Cribbio si è messi malissimo adesso. E Gideon non è servito un Kaiser. Ma quindi scusate, ogni volta che uso quell'abilità, Summoning Sickness, vuol dire che può essere usato solo per difesa? Ah, ma no, perché lui era appena entrato in campo, sarà per quello. Mannaggia, stiamo perdendo di brutto. Questa mi piace. Così gli ho eliminato un po' di totteri. Potrei sfruttare anche questo, eh. Prenderlo in contropiede. No, però non mi serve molto. Andrei a toccare invece con l'infiltrato audace. Che non può essere bloccato se non altro. Almeno lo porto a 20. Ok. Mi suggerisce di usare questo. Ma non ha senso perché non ho poi con che difendermi. No, non voglio. E niente, me lo fa fare per forza. Facciamo questo allora. Ma che Kaiser? Questo è un artefatto, sì, ok. Questo però no. Non la vedo bene. No, no. Ma vaffanbrodo, e l'ho costretto io a farlo, ma siamo scemi?
Potrei provare questa. Vediamo. Sì, facciamo così. Se non altro è un 6-1. A una creatura, un giocatore bersaglio, tu prendi 3 punti vita. No, ma non ora. Questo sarebbe bello da sfruttare dopo, eh. Ma lui può ben bloccarmi, no? Ah, ma con questo è attacco improvviso, vero? Cosa vuol dire attacco improvviso? Sì, vuol dire... Spero di non fare la cavolata. L'altro dovrebbe morirci prima di potermi uccidere, questo intendevo. Beh, ho sacrificato Gideon, però se non altro lui non ha più niente. Un altro Tottero. Aia. Ma vaffanbrodo! Ma cosa ha eliminato qua? Ha eliminato il ponte planare? No! Ma cosa faccio? Non ho più niente! Questo cos'è? E niente, è persa. Ma non abbiamo più nulla. Lui ha sacrificato il ponte, però. Che era quello che dovevamo evitare che attivasse. Ma vaffanbrodo, basta! No, è persa, è molto persa. Adesso mi viene il mana, ma che Kaiser me ne faccio? Oh, guarda, uccido quello, non so dire. Neanche! È andata. È andatissima.
Niente. Non ci impedirà di morire. Mi sa che ci rivedremo di nuovo, non è l'ultimo episodio di questa serie. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti, buona giornata. Speriamo meglio di questa mia.